professor Massimo Feiferi, docente del DICA, responsabile scientifico della IS 2023. Un bilancio di questa edizione che ha avuto tanti elementi di novità anche molto interessanti per il futuro. Ma noi con questa Summer School siamo giunti alla sua sesta edizione. Per la prima volta siamo riusciti ad organizzarla all'interno dei locali della nostra scuola di architettura e siamo riusciti a portare finalmente qua a Cagliari tutto quel bagaglio di conoscenze, di ricerche, di esperienze nazionali e internazionali che ha caratterizzato questa scuola fin dai suoi esordi. Devo dire che forse l'aspetto più rilevante, più importante di questa edizione è legato al supporto che abbiamo avuto dalla Regione Sardegna, dal legame col territorio che ci ha consentito anche di poter trovare delle applicazioni concrete nella nostra regione delle nostre ricerche. Tanto anche la presenza internazionale. Sì, anche legata a tutta una serie di figure di rilievo nell'ambito internazionale, ne cito solo alcuni, uno per tutti l'architetto Giancarlo Mazzanti, che è uno dei più grandi esperti riconosciuti a livello mondiale sul progetto degli spazi dell'apprendimento, al quale abbiamo dedicato una mostra che rimarrà aperta sino a fine settembre al Centro Culturale Il Ghetto a Cagliari, che anche questo è un altro modo per poter divulgare, insomma, le nostre ricerche anche a un pubblico più vasto. Quindi vi invito anche ad andarla a visitare. Anche una vasta platea di studenti, tanti provenienti da lontano come Taiwan. Sì, noi all'interno di questa scuola abbiamo un rapporto consolidato con circa 30 istituzioni internazionali. Una di queste è la Chinese Culture University di Taiwan, che ha portato 15 studenti a partecipare a questa nostra iniziativa ed è per noi un motivo di orgoglio, oltre che studenti provenienti sostanzialmente da tutti i 5 continenti. Abbiamo docenti che vengono dal Sudafrica, abbiamo architetti cileni, abbiamo molti ovviamente architetti europei e dei ragazzi che in qualche modo li hanno seguiti anche all'interno delle loro istituzioni accademiche e questo per noi è un motivo di orgoglio. Benissimo, grazie.